Buonasera Andrea, buonasera telespettatori di Onda TG. Eccoci con il nostro appuntamento settimanale con l'aforisma. Oggi 20 febbraio 2024. Prima di iniziare faccio gli auguri di buon compleanno a due persone. Innanzitutto, calorosi auguri veramente di cuore a Don Aladino De Iulis, è il sacerdote decano della curia di Sulmona, della diocesi di Sulmona, che, lo posso dire, dall'alto dei suoi 95 anni ha una lucidità bellissima, ha molto da insegnare ancora, è una vita che insegna ad altri come affrontare appunto la vita stessa, che insegna tutto. Don Aladino ha avuto un passato, insomma, ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale, è stato sempre sacerdote in prima linea, e, insomma, di umili origini, ma persona molto molto colta. Ha insegnato tantissimo dal punto di vista morale, religioso, dal punto di vista personale, e ancora oggi continua a dare lezioni di vita ad ognuno. Per chi lo conosce, sa che sto dicendo cose reali, non sto facendo un complimento così tanto per farlo. Don Aladino è un ottimo maestro ed è un grande esempio che tutti i sacerdoti dovrebbero seguire. Veramente prendere come guida. Quindi auguri, carissimo Don Aladino, auguri di vero cuore. Poi oggi è il compleanno di Raffaella Marcantonio, alla quale faccio i miei auguri personali, una carissima amica, e oltre che per il compleanno, io mi complimento, io, noi di Onda TV ci complimentiamo con la signora Raffaella per aver dato alla luce 34 anni fa il nostro carissimo collaboratore Andrea D'Aurelio. Raffaella, la mamma del nostro carissimo ed insostituibile Andrea D'Aurelio, che ha portato Onda TV nel cuore di ognuno di noi, che ha portato il giornalismo e lo fa il giornalismo veramente con grande passione, con impegno, con competenza e soprattutto con molta eleganza. Quindi auguri a Raffaella. E grazie per averci dato come collaboratore il nostro amico Andrea. Fatte queste doverose premesse, quando si fanno gli auguri di compleanno sono sempre belle cose, per cui io magari avessi da fare sempre gli auguri per queste cose belle. Fatte queste premesse, andiamo con l'aforisma. Allora, si è parlato in questi giorni che le confraternite qua a Sulmona si stanno attrezzando, stanno entrando nel vivo di quelle che sono le manifestazioni, i riti pasquali. Quindi, da un lato, la Santissima Trinità si sta, l'Arciconfraternita, hanno cominciato a fare le prove per il coro, per il Venerdì Santo, dall'altra la Confraternita della Tomba pure stanno già organizzando per quella che sarà la corsa della Madonna il giorno di Pasqua. Quindi c'è fermento nelle confraternite, c'è fermento in quella che è la preparazione delle iscrizioni per i portatori dei lampioni, e in quello che è tutta oramai manca poco alla Pasqua. E pensando alla processione del Venerdì Santo, alla quale ho partecipato per parecchi anni, tantissimi anni, mi viene in mente il lungo percorso che la processione fa. La processione che in genere inizia più o meno alle 8 di sera, alle ore 20, e rientra sempre, quando è cattivo tempo, a mezzanotte. Quando e bel tempo, qualche volta rientra anche 12 e mezza, l'una di notte, quindi si prolunga un po' perché si fa il passo un po' più lento, si fa il passo sul posto, come si dice, lo struscio sul posto, in modo da camminare ma facendo pochi centimetri per volta.
E in queste 4 ore e oltre si fa un percorso che è lunghissimo, che dalla chiesa della Santissima Trinità, dove la processione inizia, fa il giro di gran parte della parte di Sulmona storica, della Sulmona vecchia, quindi al di qua del Ponte Capograssi. Ma è un percorso che tocca la cattedrale, passa per il centro, la piazza Garibaldi, il rione della tomba, insomma, è un percorso che è duro, è impegnativo e soprattutto lungo. Quindi, quando uno pensa a quel percorso, qualcuno potrebbe dire: tutto stu tiemp, tutto sta bene, eccata. E che è una parola a stare lì 4 ore in processione. E con il lampione in mano e con la statua addosso, che è una parola. E tutto questo perché uno pensa al tempo, numero di ore, al lungo percorso. Uno che lo va a vedere poi sulla piantina, sul giro, oddio, sembra un'impresa impossibile, perché effettivamente non è una cosa di poco conto. Però quando ci si trova poi in questa processione, quando si esce, si parte, ci si incammina con il passo, lo struscio, si ascolta il miserere, si ascoltano le note della banda musicale che precede, si fa qualche preghiera durante il tragitto, qualche momento di riflessione, se si pensa che c'è Gesù, balla del Cristo morto, seguita dall'addolorato col pugnale che trafigge il cuore, la riflessione è tutto. Quelle 4 ore passano, non ci si stanca più di tanto, tutti quei chilometri si fanno, non ci si stanca, mamma mia, e quando la processione rientra, uno dice: già è finita, ma già sull'una. Tutto questo per arrivare al proverbio di stasera, che in questi casi si dice a Sulmona che se le mani e le cosse se mettessero paura come se mettono paura gli occhi, non si facesse mai niente. Cioè, se le mani e le gambe si spaventassero come si spaventano gli occhi, non si farebbe mai nulla. Ed è vero, perché noi, guardando un qualunque lavoro da fare, guardando, spesso ci spaventiamo, ci mettiamo paura. In questo caso spaventarsi significa ci demoralizziamo, perdiamo coraggio, abbiamo un momento di sconforto davanti e dici: Madonna, l'impresa che dobbiamo fare. E come si dice a Sulmona, che è una parola, te pare facile, che è una parola. Poi invece cominciamo a fare, e mentre facciamo pensiamo ad altro, ascoltiamo un po' di musica o chiacchieriamo qualcuno, insomma, il lavoro lo facciamo, passa la giornata e quel lavoro lo ritroviamo realizzato senza che magari ci sia pesato più di tanto. Immaginate un muratore che deve mettere i blocchi di cemento o i mattoni. Arriva là il camion che scarica un camion di blocchi di cemento o un camion di mattone. Un camion di mattonelle. Nessuno dice che è un camion di mattonelle. E poi le mettono un camion di mattonelle. Poi lo mettono un camion di mattone perché l'occhio si spaventa. E invece arrivano le mani, dice: calma, si fa. E le mani non si spaventano come si spaventano gli occhi. E si mettono il camion di mattonelle, e si mettono il camion di mattone, e si imbasta il camion di sabbia e caucci e cemento. Lo stesso quando si deve camminare. Ecco, nella processione, perché sono partito da quell'esempio, il fatto di pensare alle 4 ore di processione, di stare lì impegnato, di non potersi muovere diversamente al di fuori della processione, ma di stare lì concentrato sulla processione, 4 ore che noi ci muoviamo. O vai a piare un caffè allo bar, o mi vado a sedere 5 minuti, o mi fermo là.
processione, la processione. Processione uguale procedere, cioè si cammina per le 4 ore, un po' più piano, un po' più veloce, si allunga il passo, lo si riduce, però su 4 ore sta impegnato là. E quindi all'inizio sembrerebbe un'impresa così faticosa che l'occhio a vedere già quando si esce tutto il percorso, la gente, oddio. Invece poi le gambe per fortuna non ragionano come gli occhi e affrontano il percorso. Le braccia affrontano il percorso portando l'oggetto che cui si è destinati, ripeto, il lampione, la croce, le statue, i simulacri, quello che è. Questo anche quando si va in giro, si va a fare, si deve andare a fare una ricognizione, si deve andare a fare un lavoro lungo un percorso. Gente, i pastori che vanno in montagna, no? I pastori che escono, che hanno i prati chilometri distanti. Se il pastore quando esce la mattina dice: ma io devo arrivare là sopra, starci l'intera giornata e scendere, è pesante. Invece esce con le pecore, va in salita, fischia il cane, urla alle pecore, parla un cellulare che qualcuno, perché oggi c'è anche la possibilità di parlare, che una volta invece si urlava solamente per fare di loro. E una cosa, un'altra, guarda un po' il panorama, in poco tempo si arriva sopra al pascolo, ci si riposa un po' mentre le pecore pascono tranquillamente, a un certo punto se ne parte, si viene giù in discesa tranquillamente e si è passata la giornata a chilometri di distanza dalla stalla, dallo stazzo. Ecco perché gli occhi si impressionano. Ma per fortuna le gambe, le cosce e le braccia, le mani, le braccia non si spaventano allo stesso modo. E ognuno di noi riesce a fare qualunque tipo di lavoro, riesce a resistere a qualunque situazione proprio perché fisicamente si reagisce diversamente a quello che si può immaginare semplicemente guardando. Questo è lo stesso quando dobbiamo andare a piedi da qualche parte, no? Se uno parte che deve andare alla stazione, deve andare a un qualunque posto a piedi, lì per lì potrebbe impressionarsi. Però se invece la stessa camminata la fai in compagnia di una persona gradevole con la quale ci sta un ottimo rapporto, c'è cioè un piacere reciproco nello stare insieme, lo stesso percorso diventa un soffio, diventa una volata. Quindi sempre perché, ripeto, guardiamo e ci spaventiamo, poi invece facciamo e lo spavento se ne passa. Ma c'è un sistema a tutto questo, ci può essere un rimedio, un consiglio che mi permetto di dare. Quando c'è un lavoro che noi reputiamo troppo faticoso, troppo tosto da fare, non ci dobbiamo spaventare e dire non lo faccio perché è troppo faticoso. Io, per quanto mi riguarda, e lo consiglio pure agli altri, io cerco di fare lo stesso lavoro, di farlo a rate. Se devo fare un lavoro impegnativo e penso che lo devo fare tutto di fretta, mi demoralizzo anch'io. E allora tendo a non farlo. Ma poi ci ripenso e dico: ma se io lo comincio a fare, ne faccio un poco oggi, un poco domani, un poco. Lo stesso lavoro me lo ritrovo fatto nel giro di qualche giorno, senza che mi pesa. Questo me lo insegnò mio padre. Una volta io dovevo rientrare dei pacchi di mattonelle da fuori a dentro al garage. Avevamo finito dei lavori, avanzarono un bel po' di mattonelle. E dovevo rientrare dei pacchi di mattoni abbastanza pesanti dentro il garage. Era d'estate, ci stava il sole cocente, io vedevo sta pedana con queste bacche di mattonelle sopra e non me ne teneva di rientrare. Papà mi disse: se tu le vuoi rientrare tutti insieme non lo farai mai. Visto che nel garage per un motivo o per l'altro ci vai diverse volte, più volte al giorno per un motivo qualunque, invece di andarci a mani vuote, ogni volta che vai, oppure una volta sì e due no, porta un pacco di mattonelle e lo sistemi. Vedrai che un po' di volte che vai nel garage hai sistemato le mattonelle. Parole sagge. Nel giro di poche volte che andavo per un motivo qualunque, ma a prendere una pinza
e mo abbiamo bollò, e mo abbiamo attrezzo, mo abbiamo... Io non entravo mai a mani vuote, passavo già a sta pedana, prendevo il pacco di mattonelle e lo portavo in garage, poi dal garage mi portavo l'attrezzo che mi serviva. Andavo a rimettere l'attrezzo, riuscivo a ripiare la pacca di mattonelle e lo mettevo. Io nel giro di poco tempo mi sono rientrato questa pedana di mattonelle e non me ne sono accorto per niente. Quindi, gli occhi si sono messi paura, ma le mani e le gambe si sono fatte passare la paura e il lavoro è stato fatto. Per cui non ci facciamo spaventare da quelle che sono delle semplici impressioni, oppure quando dobbiamo fare un viaggio, oppure qualunque cosa bisogna fare nella vita. Se cominciamo subito a dire, ma è pesante, ma non ce la faccio, ma è troppo, se cominciamo già con questa litania, non facciamo mai niente. Se invece intanto il lavoro lo cominciamo, vedrete, cari signori, quando un lavoro si comincia, prima o poi lo supporto comunque a termine, con il minor disagio possibile, sforzandoci il meno possibile. Questo è quello che succede, però è anche un sistema per fare le cose senza demoralizzarsi. Facciamo comandare un po' di più le mani e le gambe e facciamo comandare un po' di meno gli occhi. Vedrete che si fanno tante cose. Salve, arrivederci.